E ben tutti ragazzi e bentornati con questo video, sono sempre il vostro amico il grande Mark. E oggi siamo di nuovo su Naruto Shippuden Ultimate Ninja Blazing, come ogni martedì. Bene ragazzi, oggi siamo qua appunto non per continuare la storia, ma per andare nelle summon che è uscita, come vedete, l'Ultimate Blazing Bash, che adesso andiamo a vedere, dirigiamoci appunto sulle summon. Come vedete c'è la Ultimate Blazing Bash di Zabuza, Momoki, Demonic Presence e Haku, Sealing Edge. Sealing. Come vedete qua, forte, devo dire, un buon PG, con Health 1514, Strength, 1716, Range Short, quindi è piccolo come range di... per prendere l'avversario. La ninjutsu è Blasting Ice Crystal 3-5 per Attack Toward All Enemies, quindi al nemico ogni turno rage 40% of chance sleep damage. Allora, ha la chance di mobilizzare questa ninjutsu ed è buona, e a me interessa solo quello. Zabuza Momoki Demonic Presence, questo che mi interessa un pochino di più. Health 9,6, quindi una vita molto bassa. Strength 1162 quando Haku è più forte in tutte e due. Però ha un range long, quindi bello lungo, mo molto grande, quindi buono. Ha una vita in attacco non fortissima. Come ninjutsu abbiamo Water Style, Water Dragon Jutsu, che Nether is Element Affinity. Non è male, non è male. Poi vabbè, abbiamo quelli vecchi delle altre Blazing Bash, cioè Gaara, che mi interessa trovarlo. Rock Lee, Sasuke, che mi interessa, e ovviamente, se mi vai avanti, Naruto. Se non trovo Zabuza o Haku, Zabuza o Haku, spero di trovare ovviamente o Naruto o Gaara o Sasuke. Ma quindi 42 Ninja Pearl, rank 94. Giusto una samonina, una multi, giusto. Per sperare di trovarlo. Allora, si parte. Prima porta, ti prego, seconda porta, terza porta, ti prego, sì, keep it together, Naruto, dai, quarta, quinta, finisce qui, un super rare, una pergamena oro, un po' di, per penultima, allora ci sono tre rare, 3, 6 very rare e un super rare, quindi partiamo. Niente, niente, niente. Ability. Ok, innata. Innata. Saga di Pain. Forse nella saga più avanti, vabbè, ho un botto di ability con questi PG che ho trovato. Vabbè, non male. Innata è buono, non posso dire che fa schifo. È un buon PG. Ho letto un attimo velocemente come fanno tutte le persone. Non è male. Magari me lo porto anche 6 stelle, magari se riusciamo prossima volta. Magari prossima volta ve lo porto in un team. Non mi ricordo che elemento era, però. Vabbè, andiamo su Find Tsunade Stage 10. Andiamo su Revolution. E continuiamo la storiellina. Solo mission, andiamo. È caduto tutto. Mamma mia, mamma mia. Tutto a posto? Sì. Allora, abbiamo i primi due eremiti. Io per sicurezza provo tutti e due sperando che possa usarli. Che io ce l'ho, sto usando il mio team.
Sto usando il mio team body. No, scusatemi, skill. Questo qua è il mio team. Start mission. There is an error the requisite data. Che palle! Dai, dammi Hunter, ti prego, dammi lui. Lui, ti prego, ti prego, ti prego, voglio provarlo. Sì. Quello che mi interessava di più tra tutti e due. Possiamo provarlo per vedere com'è e che statistiche ha e se spacca o non spacca. Quindi partiamo subito per due auto e ok. Allora. Ok, contando che sono della storia, non è che è, però. In auto non posso vederlo. Che palle. Ok. Papà. Spin attack. Distrutto. Ok. Sempre il solito team, quello è sempre il solito team. Terza mappa, andiamo. Vediamo se spacchia. Incoming boss. Tolgo l'auto. Ok, allora, ne faremo un'altra. Provo prima. Che rage strambo, eh. Scusatemi. Scusa, gli altri hanno questo. Che cacchio. Ci sono, mamma mia, sperando. Dinci. Uffa. Hanno questo rage. Tu hai questo rage. E già mi piace. Cos'è a gruppo? Ma non credo che sia a gruppo, sai. Vabbè, noi la proviamo sul boss. Che è quello. Allora, proviamo a portarlo di qua. Così. Allora, intanto. Prendo sa vita così. Ok, uno fuori. Subiamo un po' di danni. Spin attack, niente di che. Ok, adesso tocca a questo Naruto. Picchiamo. Vediamo la ninjitsu. Amaterasu. Che roba è? Che roba è? Resta? Cos'è? Che non ho parole, mi sa che è un danno che resta. Quindi ogni PG che ci va lì subisce del danno. Ottima, ottima cosa. Questa qua è un'ottima cosa. Ti fare ramen e vaffanculo. Vai, uno che non avevo. Io è un 2 stelle di merda. Vabbè. Allora, noi lo riproveremo. Quindi facciamoci un'altra misoncina. Power. Super power. Non so perché l'ho detto, perciò voglio. Per due auto. Ho detto auto. Ok. Vai, carica sta Secret Techniques velocemente. Ok. Ok. Vai. Allora. Comunque devo dire che è un PG molto forte. Molto, molto forte. Se quella è la sua ninjitsu buona. È la sua ninjitsu che fa così che è buona. Sì, ovviamente è la sua ninjitsu. Che è per quello che ha quel rage che infligge ogni. Credo, se ho capito bene, ogni PG che ci va davanti subisce del danno. È ottima come cosa. È ottima. Perché infliggerebbe sempre per 4 turni, ovviamente. Sempre lo stesso identico danno.
Te lo danno, infligge. Ottima cosa. Adesso facciamogli guadagnare un altro. Ecco, perfetto, così. Ok, prossimo turno, prossimo quando arriva lui, abbiamo la sua secret ninjutsu. Adesso noi, ok. Ok, bravo, adesso proviamo la sua ninjutsu. Boom. Vai, Vajra. Vajra. Che cacchio è? Ho visto il personaggio così morto. Non ho parole, mi sa che è uno dei PG più forti del gioco. Se non vado errato, perché da con me... Cacchio, mi devo chiedere l'amicizia così. Lo potevo usare più spesso. Vabbè, vabbè. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, mi lascio un pollice in su, commento, condividete, iscrivetevi se non l'ho fatto. Noi ci vediamo domani con un nuovo video. Pica pica a tutti. Pipiripipiripi. Paparapapapa.